tante emozioni, un bel Pescara in fase propositiva, però purtroppo i soliti gol subiti. Sì, non cerchiamo alibi, quando si sbaglia purtroppo noi le paghiamo tutte le disattenzioni, quindi è colpa nostra. D'altra parte però ho visto una squadra che ci ha provato fino alla fine, anche insomma sullo 0-0 una buonissima proposta secondo me, ci abbiamo messo tutto, è chiaro, diventa difficile se ogni volta che c'è un calcio piazzato subiamo un gol, diventa difficile. Perché? Perché c'è disattenzione, perché i calci piazzati, il calcio fa una differenza e noi purtroppo nelle ultime partite le abbiamo pagate, è colpa nostra, sono errori singoli e al di là dell'attenzione ci deve mettere un calciatore a volte anche inspiegabile. Io le chiedo qualcosa sui cambi, perché Pontisso era fino a quel momento uno dei migliori e ha avuto qualche problema, anche perché con due squalifiche che ci sono a centrocampo si è un po' preoccupato. No, Simone insomma era al limite, era quasi arrivato, questa è una mia valutazione ovviamente, ma credo che chi sia entrato abbia fatto il proprio dovere, tanto è vero che poi la partita l'abbiamo comunque ribaltata, nel senso l'abbiamo recuperata. Cernigoia è stato strepitoso, volevo arrivare proprio a quello. Ah, ma sono tutti bravi, io quando faccio dei cambi li faccio per migliorare, non tanto per conservare, e oggi credo che sia l'ennesima dimostrazione che chi entra fa la differenza, quindi merito a chi ha iniziato ma merito a chi è entrato. Io so che è molto amico Zauri con Corradi, questo delle monache è fondamentale, gli chiederà il favore? Ci siamo già mossi in questo senso, adesso aspettiamo la federazione. Pochi minuti ma ha fatto tantissimo delle monache. Ah, il discorso di prima, i ragazzi quando entrano, perché se lo meritano, non metto gente in campo che non sa cosa fare, è un ragazzo che ha delle qualità, delle potenzialità, è un ragazzo giovane, quindi non va caricato di responsabilità, ma lo si è visto oggi, quando può esprimere le sue qualità sono enormi. Chiedo le ultime due cose, ieri in conferenza stampa aveva detto possiamo far male alla Feralpi sugli esterni, in quest'ottica Rauti e Clemenza hanno un po' fallito la partita, ha fatto di più delle monache in 5 minuti che non loro in 85. Beh, Rauti ha fatto gol, Clemenza ha creato molto, insomma, hanno fatto quello che gli avevo chiesto, è chiaro che è tutto migliorabile perché insomma, se ogni volta vai sotto di uno o due gol poi diventa duro anche fare delle cose, però secondo me entrambi hanno fatto bene, non dimentichiamoci che hanno delle partite nelle gambe. Chiedo l'ultima cosa e poi lo studio, viste le assenze che abbiamo detto di Derisio e Pompetti per squalifica, è probabile un centrocampo a due o Zappella mezzala può essere la volta buona? Ma entrambe le cose, ci penseremo da domani, sicuramente andremo in campo in 11 e qui andando in campo cercheremo di vincere la partita per quello che cercheremo di fare. Studio. Eh sì, anche perché non ci sono tante soluzioni per via delle squalifiche. Buonasera Zauri, una domanda da parte di Fabio Ferraresi. No, io più che una domanda saluto il mister e gli faccio veramente i complimenti di cuore perché... Ciao Fabio. Ha dato secondo me un'anima a questa squadra. Non ha sbagliato anche oggi nessuna scelta, ha fatto i cambi giusti, quindi gli dico di essere ottimista, di giocarsi la partita a viso aperto, perché secondo me il Pescara visto oggi ha ancora qualcosa da poter dire, è chiaro che è difficile, però possiamo andare là e vincere la partita, questo è quello che ho visto io nei 90 minuti di oggi. Ma grazie Fabio, è quello che penso anch'io, abbiamo tutto per poter passare, è chiaro che numericamente avremo dei giocatori in meno, questo è un dato oggettivo, ma scenderemo in campo in 11 e venderemo cara la pelle, quello è sicuro. Grazie Luciano Zauri.